Tutto cominciò negli anni 70 con l'Apex Corporation e la nascita del Silicon River in Corea del Nord. Già allora le tecnologie coreane erano molto più avanzate di quelle americane. Compravamo da loro merci di ogni tipo, telefoni cellulari, tablet, qualunque cosa. E quando cominciarono a produrre armi, beh, non sapemmo resistere. I nostri conflitti in Medio Oriente si inasprivano giorno dopo giorno. La pace era ormai lontana. Anche dopo quel terribile giorno a Riyadh, continuammo a combattere mentre il nostro paese andava in rovina. E per non perdere, continuammo a comprare dall'Apex. Il dollaro precipitò e il debito con la Corea del Nord si impennò. La disoccupazione schizzò alle stelle e il paese si ritrovò in ginocchio. Il governo dichiarò bancarotta e fu allora che i nordcoreani presero la loro decisione. Ogni dispositivo venduto aveva un sistema di sicurezza. Bastò premere un pulsante per disattivare tutte le nostre armi. Le prime truppe dell'EPC dicevano che ci avrebbero aiutato nella ricostruzione. Ma dopo i primi pacchetti di aiuti, non ci fu altro che brutalità. Ci privarono della libertà e dell'indipendenza. L'America è sotto il controllo dell'EPC. Ma un giorno risorgerà dalle sue ceneri. Tu sei la rivoluzione. Benvenuto alla KAC da Subin Kanger. La notizia di oggi. Iniziano i preparativi per la tanto attesa parata del Giorno dei Patrioti. Si celebra il contributo fornito alla nostra nazione dagli ufficiali di collegamento che si adoperano per tendere ponti tra amministrazione di emergenza e cittadini. Per garantire la sicurezza durante la manifestazione, il sindaco Simpson ha promesso di raddoppiare gli sforzi atti a contrastare il terrorismo e ha schierato un maggior numero di pacificatori a salvaguardia della parata. Ma sentiamo le dichiarazioni che ha rilasciato. Tutti noi qui a Filadelfia siamo testimoni dei bombardamenti e delle sparatorie di cui si rende quotidianamente protagonista la rete terroristica orchestrata da Benjamin Walker. Vi garantisco che riusciremo ad assicurare quei criminali alla giustizia. Le pattuglie di pacificatori mantengono sicure le strade per il bene di tutti noi. Grazie ai sistemi di riconoscimento dei nostri droni, identifichiamo e neutralizziamo rapidamente i potenziali terroristi. Quel brutto stronzo ci definisce terroristi dopo tutto quello che ha fatto. Non farebbe così se sapesse che Walker è qui a Filadelfia. Già, Walker sa che combinerà un bel casino. Tra quanto sarà qui? 5 minuti. Speriamo non lo individui un drone. Siamo pronti? Credo di sì. Lo spero, cazzo. Sei fortunato, Brady. Sei dei nostri da quanto? 3 giorni? E incontrerai proprio Walker. È per lui che sono qui. È una fonte di ispirazione per tutti. Brady, puoi passarmi la benzina? Grazie. Beh, immagino che Walker fosse una leggenda anche a Washington, eh? So di quello che è successo laggiù. Mi dispiace, sono felice che ora tu sia... Ehi, ragazzi, c'è qualcosa di strano. La strada è deserta. Cosa? Cazzo, siamo noi. Cazzo, Walker sarà qui a momenti. È un blitz! Fuori di qui! Noi non gli diremo nulla, Brady. Hai capito? Eccomi. Scusate se vi ho fatto aspettare tanto. Ora possiamo cominciare. Allora, qualcuno sa dirmi dove posso trovare Benjamin Walker? Stai sprecando il tuo tempo. L'ultima volta che gli ho parlato era a Memphis. Sai chi ho i superpoteri? Fanculo ai tuoi poteri, schifoso traditore! Oh, sembra che a qualcuno serva una dimostrazione. Ti farò vedere esattamente quanto è grande la mia potenza.
Io metto la mano in questo modo. Poi prendo la mira. Mary! E... Fallo, brutto figlio di... No! 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 Fantastico, no? Allora, che ne dici? Adesso possiamo parlare, eh? Le tue stronzate mi hanno stancato! E adesso parla! Non te lo chiederò un'altra volta! Bene, e Walker? Aspetta, aspetta, aspetta! Vaffanculo! Sono Walker, andiamocene. Oh, merda! Uscire. Conosco un posto. Aiutami. Ma che cazzo di casino? Il posto è questo. Dovremmo essere al sicuro. Ma i Nork ribalteranno il quartiere per cercarci. Contattiamo un'altra cellula della Resistenza. Cazzo, brutto momento per farmi sparare. Ricordi questi? Questo telefono è la nostra via d'uscita. Se trovi una ricetrasmettente, accedi alla rete. Connessa al segnale nascosto della Resistenza, troveremo il rifugio più vicino. Ecco, prendilo. Stiamo camminando alla cieca. Trova il deposito della Resistenza. Ci saranno informazioni sul quartiere e posizioni delle ricetrasmittenti. Ma sbrigati, Brady, non abbiamo molto tempo. Sei la nostra unica speranza. Attenzione, cosa credi questa che zona è in queste misure di sicurezza? Non lo so, tutti gli spostamenti sono sospesi. Un altro giorno insieme in paradiso.
Preparati alla perquisizione. Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. È da un po' che tengo d'occhio questo posto e sembra che non ci sia nessuno lì dentro. Che ne dici di dare un'occhiata e vedere cosa riusciamo a trovare? Scusa, ma mi pare proprio una stronzata. Quei tizi non scherzano. In questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Sentito dall'acqua? Il tizio con l'acqua. Sì, d'accordo. No, non ci becchierò un altro minutaggio. Attenzione, vedi questa di zona rispettare è l'autorità di tutto bene. Sicurezza. Sembri esausto. I spostamenti sono sospesi. Merda, sono in ritardo. La mia vita è dura, ma non sono uno schiavo. Dire la stessa cosa, Come va? Serve qualcosa? Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Sei stanco del gusto dell'acqua del rubinetto? Solo Dio sa cosa c'è dentro. Compra un po' di acqua piovana fresca e filtrata due volte. Così ricorderai qual è il vero gusto dell'acqua. Ma dai, assaggia. L'acqua è tutto bene. Sembri esatto. Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione. Venite a comprare acqua potabile pulita, senza alcun additivo chimico. Se riuscirebbero a combinare qualcosa. Facci piano. Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi.
Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Un'operazione di sicurezza. Cosa facciamo? Lasciatelo stare! Cazzo! Hanno preso Walker! Oh no! Questo non cambia non nulla! Non posso crederci! Mi hai sentito? Quello Walker! Quello la rivolta Walker. Continuerà! Non fermerete! Ah! Questa zona è in... Tieni giù le mani! Levati cazzo! Ti sono sospeso. Che diavolo stava facendo qui? Hai visto la sua gamba? Cristo! Sua gamba. Non posso crederci. Che cosa ci fa? Perché correre un rischio? Hai una scheda che... Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Sono quasi a secco! Avevi attaccato un disegno o qualcosa di simile? Serve? Hai da guardare, testa di cazzo. Guardami qualcosa di forte. Sta proprio... Bene. Attenzione, in questa zona è in atto un'operazione di sicurezza. Non ti avvicinare. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Hai trovato il mio regalo? Ti conosco. Non credo di averti mai visto prima. Zona è in atto un'operazione di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono sospesi. Thank you.
questo, stronzo! Hai visto, scemo? Aveva l'espressione da ma che cazzo e poi... Bam! L'ho visto. Dove stai andando, eh? Fottuta spia, fottuto traditore, cercare di venderci ai Nork per un pugno di riso, eh? Diamogli una lezione. Vado avanti io. Calma, Vex. Dana ha detto di avvisarla per prima se catturiamo qualcuno. Non vuoi farla incazzare, vero? Beh, spero solo che ne lasci un pezzo per me. Non ci scommetterei. Non credo che ti rivedrò in futuro. Pesante, eh? Vacci piano una volta che Dana avrà finito con lui. Sì! Salve. Dana. E tu saresti? Sì, la spia. Bene, io e te faremo un bel gioco. Tu mi dici che cosa sanno i Nork di noi? E nel frattempo io ti faccio del male. Purtroppo per te io sarò l'unica a divertirsi. La domanda è... sarò veloce? Oppure preferirò... farlo molto piano. Potrai gridare fino a quando avrai fiato, sei d'accordo? È inutile soffrire in silenzio. Va bene. Partiamo dai capezzoli. Ehi, Dana, abbiamo compagnia. Chi è? L'ennesima spia. Volevo sapere qualcosa. Sicura che sia una spia? È quello che dicono Baker e Scozzari. Cosa, quei due? Dana, ma sono degli idioti. Gli hai trovato qualcosa? Ehi, amico, hai i documenti? Eccoli qui. Ethan Brady. Lo sapevo, Walker aveva detto che sarebbe venuto con lui. Io non lo sapevo, però. E per forza, quando ti cerco non ci sei mai. Ti eri appena unito agli uomini di Harvey, giusto? Mi spiace per quello che è successo, ma sei vivo. Ci servirebbe uno come te. Sono Jack Parrish, comunque lui è il dottor Sam Burnett, lei... Beh, già conosci Dana Moore. Nessun rancore? Sei un ragazzo fortunato. Ti senti bene? Credo abbia un trauma cranico. Possibile commozione cerebrale. Ti darò qualche pillola. Non cominciare a dargli pillole. Deve restare lucido. Mai sottovalutare un trauma cranico. Ti senti confuso, eh? Oppure stordito? Ma sta bene, non vedi? Non è confuso, vero Brady? Chissà che cosa ha passato. Non ha bisogno di altri guai. Procuragli un documento e rilascialo. Non è così facile. I Nork gli stanno addosso. L'hai visto anche tu. E poi ci serve gente come lui che sia disposta a rischiare. E chi ha già visto anche troppo. Già. Che cosa ne dici, Brady? Vuoi restare con noi, eh? Certo, diventerai un eroe e probabilmente morirai. Wow! Con discorsi simili mi stupisce che non abbiamo ancora vinto la guerra. Non me la so cavare con le parole. È la specialità di Walker. Quindi, qualche obiezione a tenere Brady tra noi? Sì. No? Benissimo. D'accordo, visto che nessuno mi dà retta, tornerò a fare il mio lavoro. Ehi, buona fortuna. Arrivederci. Dunque, se scopriremo dove tengono Walker, lo dovremo fare anche evadere. Dipende tutto quanto da lui. Ma prima di tutto, dobbiamo pensare al tuo addestramento. Seguici. Io vado, devo occuparmi della ricetrasmittente. Ciao. Vieni con me. È un'ottima cosa averti fra noi, Brady. Walker ha visto del potenziale. Beh, se lui credeva in te... Il mio istinto dice che sei a posto. Ci servono più persone come te. Persone che vogliano unirsi alla rivolta. Ora è questo che conta. Dobbiamo infiammare i cuori e ci sarà un effetto a palanca. Se tutta la città ci sosterrà, per i Nork non ci sarà scampo. Walker è la scintilla. La gente lo seguirà. Dobbiamo riprendercelo. Ormai siamo qua giù da qualche mese. Questa è l'estensione della metropolitana di Broad Street, sospesa nel 21 quando la città finì i fondi. Non è nelle mappe pre-guerra, quindi i Nork non la conoscono. Ecco qua, Brady. Questo è lo stivale che spaccherà il culo all'EPC. Vieni qua. Per prima cosa, procuriamoci dell'acciaio americano. Questo è Sidney Cook, che gestisce l'armeria. Chi è questo? È Ethan Brady, aiutava Walker. Walker è stato arrestato. Sì, ma non è stata colpa di Brady. Non fare caso a Cook. In generale è di pessimo umore.
Ma è un genio a improvvisare armi. Ce lo teniamo per questo. Non è vero, Cookie? Il nostro cuoco ha sempre piatti nuovi? Un giorno farei quella battuta e io ti ammazzerò a sangue freddo, così vedremo chi ride per ultimo. Sidney, calmati, ok? A Brady serve un'arma che puoi dargli. Potresti prendere questo. E se dimostri di saperti comportare bene, poi potremmo parlare di qualche miglioramento. Lo so, stai pensando che la pistola non è granché utile. Ma con un kit di modifica speciale di Cookie, alla fine ti ritroverai tra le mani un mitra. Vedrai, fidati di me. Ecco fatto. Ora prova a modificare la tua pistola. Sempre simpatico. Ci vediamo, Sid. Parrish, le informazioni sulla rice trasmittente? Sì, lo so, no problem, ci pensa Moore. Questo è Brady, nuova recluta. La resistenza non sono solo le truppe in prima linea. Come va? Ma chiunque provi a dare una mano. Prendi il dottor Burnett, è un ottimo esempio. Ma non basterà a vincere la guerra. L'importante è rafforzarci espandendo le operazioni nella zona rossa. Continueremo con blitz e imboscate. Indebolirà i Nork e ci renderà più forti. Alla fine cambieremo le carte in tavola. Nelle zone gialle combattiamo per infiammare cuori e menti di chi è chiuso lì. Le convinceremo che possiamo vincere. E quando Walker darà il via, si ribelleranno e ci seguiranno. Però avremo una sola chance. Dobbiamo essere pronti. Voglio che tu vada alla zona rossa. Dana ti spiegherà come ci muoviamo. Là fuori è lei la migliore che abbiamo. Cerca solo di non farla incazzare. Dimostrami che posso fidarmi di te. Non puoi farti trovare impreparato là fuori. Prendi delle Molotov. Lorna, aiuta il nuovo arrivato. Sarà meglio che impari a produrle da te. Prendi gli ingredienti e fai una prova. Ok, ora combinali. Ecco fatto, molto bene. Ok, ora sei a posto. Le Molotov sono efficaci contro i soldati, ma non fanno neanche un graffio a droni e veicoli. Tienilo a mente. Entri è di qua. Buona fortuna. Dana, sono Parrish. Ti mando Brady. Ti aiuterà a colpire la rice trasmittente. Ottieni le coordinate di tutte le operazioni condotte dalle PC nella zona. Qui Dana. Ricevuto. Vi daremo le loro posizioni. Raggiunta la rice trasmittente delle PC, scaricheremo i dati. Cazzo, Dana. C'è una pattuglia. Devono aver modificato i percorsi. Hai qualche idea? Non c'è tempo di aggirarli. Colpiamoli. Abbiamo compagnia. Sono aree inaccessibili ai civili. Brady, da questa parte. Ok. Parrish ti vuole addestrato e dato che sono in debito con te, potrà imparare dalla migliore. Cerca solo di non mandare tutto a puttane. Cambio di piano. Assaltiamo questa pattuglia. Brady, meglio che tu vada con G-Man. Fai quello che ti dice e prova a non morire. Vieni da questa parte. E magari cerca di non morire. Alpha, tu che mi dici? Un secondo. Ok, Dana, ci sono dei barili adibiti a trappole su Elm Tree Avenue. Vuoi venire con me? Non mi sono mai sentito così vivo come quando sono lì. Brady, pronto
con i barili. Non ancora? Aspetta. Ora! Serve un riparo migliore! Tipo, devo muovermi! Ha funzionato! Occupati del resto! Arriva un'aeronave! Non abbiamo molto tempo, sì, ricevuto! Degli spori! Cercatori! Un'altra pattuglia! Jesse White, soldati! Qui abbiamo finito! Ritirata! Ritirata! Correte! Via! Dana, sono Isaac. Siamo rimasti qui, abbandonati a noi stessi. Dove siete? Siamo Isaac, noi, Brady! C'è un problema. Andiamo. Meglio dividerci. Ognuno raggiunga una ricetrasmittente. Con un po' di fortuna qualcuno passerà. Brady, hai le coordinate della ricetrasmittente sul telefono. Noi andiamo alle altre. Buona fortuna. Brady, ho caricato sul tuo cellulare le coordinate relative alla posizione di una ricetrasmittente. Ora tenteremo di fare lo stesso con le altre. Buona fortuna. Non autorizzati che tenteranno di opporsi all'arresto verranno abbattuti.